Ciao Fabio. Ciao. Ciao Luigi, ciao a tutti. Fabio Savagnone di Palermo. Sì. E oggi è venuto a trovarmi, vecchio, vecchio amico. Vecchio. È vero. Io sono giovane, ma tu sei vecchio. Infatti, i capelli bianchi si vedono mentre la batto. Si invecchia. Guardate che mi ha portato questa fotografia che non si vede con riflesso, ma vi giuro che è una bellezza impressionante, che hai fatto 7 esposizioni. Sì, sono 7 esposizioni sullo stesso fotogramma. È un lavoro che ho fatto in realtà che avevo iniziato e che paradossalmente non ho mai finito, perché continuo a fotografare oggetti. Ho fatto anche oltre il fiore lampadine, cioè da questa del fiore però è stata una versione particolare, nel senso che le esposizioni sono state fatte le prime con il fiore bloccato e poi a poco con un asciugacapelli ho fatto purtroppo morire il fiore, il quale poi si è andato curvando e facendo questa linea, e lungo questa linea io ho continuato le mie esposizioni. È venuta questa, che non sai se, io l'ho chiamata infatti vita o morte, non sai se è vita o morte, nel senso se sta crescendo, se sta morendo, ma rimane pur sempre questa parte del fiore da dove alla fine passa il sangue, la linfa del fiore, che rimane lì fermo, quasi ad indicare che non sai se appunto è morto, se sta nascendo. Per cui mi è piaciuto su questo fondo bianco e ho pensato a te, poi rivedendolo l'altra volta prima di ripartire per i miei viaggi su, che ormai diciamo mi sposto sempre su, ho detto devo portarla a Luigi, devo portarla a Luigi. E quindi bene, 7 esposizioni, cioè sì, tu hai pensato, poi fa parte di un progetto lungo sul bianco, sulla presenza, sull'assenza. È un ripeto, un lavoro che tra l'altro non ho mai esposto, stranamente, dico, non è, cioè, è un lavoro molto più personale, è un po' più personale, non so perché. Come Horst. Esatto. A voglio. Bellissimo. È un progetto molto interessante, è vero, anche in effetti è molto giapponese. Sì, infatti ho pensato a te. Molto giapponese, però 7 esposizioni e molto siciliano, cioè 7 veri. Esatto. Madonna, cioè, 7 buona. Tipi di cioccolati ottimo, differenti. Ottimo. Oh, vabbè. Va bene, Fabio. Comunque, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. E facciamo pubblicità. Il tuo sito è www.fabiosavagnone.com. Anche se dico ormai sono insegno in accademia, però sempre fotografia, però il fotografo, ecco, ho cominciato maggiormente a fare il fotografo a pellinico, l'unica cosa che mi sono tenuto come digitale è la M9, perché la tengo, certo. Poi per il resto vado sempre in grande formato, in sì, medio formato. Allora, mi dai, cioè, posso chiederti una cosa, per te fotografia che cos'è? Guarda, per me fotografia è banale dirlo, però è francamente tutto. Mia moglie usa sempre una frase, dice meno male che mio marito ha una sola amante, la fotografia. Purtroppo mio marito ha una sola amante, la fotografia. Secondo me è eccezionale, è una frase eccezionale, che Carmen abbia gloria, come si suol dire, ma è vero, cioè sì, non hai un amante, hai la fotografia, però la fotografia è un amante brutta da combattere, è molto brutta, perché ce l'hai dentro, quindi alla fine è qualcosa che mi appartiene proprio per in te, tutti i modi, come una vita. Poi anche la camera oscura, stare lì e mettere le mani negli aci è sempre stata una cosa. Per anche me, a me piace mettere, sì, il dito da qualche parte, esatto, nel portafoglio. Esatto. Grazie. Grazie, sei a te. Stato fantastico. Grazie. Grazie. Allora, ti ero venuto anche a, diciamo, venuto anche per te, a trovarti, a darti un abbraccio. So che adesso sei a Londra, quindi ti auguro tantissima fortuna, anche perché lo sai quello che penso di te, che sei bravo, ti voglio bene. Ciao, ciao Roberto.